Ringrazio tutte le compagne e i compagni per la loro partecipazione. Questa è, diciamo, l'iniziativa clou del Partito dei Comunisti Italiani verso quasi la fine, ci manca ancora una settimana di una durissima campagna elettorale. Allora, vi illustro le presenze alla Presidenza. Abbiamo qui al mio fianco la consigliera regionale, Donatella Bortolazzi, segretario provinciale della Federazione del PDC Giovanni Venturi, c'è neanche bisogno di presentazioni, il nostro segretario Oliviero Di Liberto, e Piero Mannini, sempre nostro candidato nelle liste del Senato. Io sono Stefano Pierali, il presidente federale del PDC. Direi che è ora di dare via al dibattito, perché ci sono molti interventi e molte cose da dire. Do immediatamente la parola al nostro segretario Giovanni Venturi. Carissime compagne e carissimi compagni, vi ringrazio di essere intervenuti questa sera qui in questa iniziativa che abbiamo organizzato, per noi molto importante. È quasi 20 anni che faccio il militante per il Partito Comunista, prima nel PC, poi a Rifondazione e oggi nel PDC. Ho svolto numerose campagne elettorali, difficili e tutte importantissime. Abbiamo vissuto una serie di soddisfazioni miste a dispiaceri, dai dibattiti alle manifestazioni in piazza, dai banchetti all'attacchinaggio dei manifesti, sempre pronti a rispondere va bene ad una telefonata di qualche compagno che ad ore più disparate per l'attacchinaggio dei manifesti ti chiamano e tu dici va bene, partiamo, sono le 23:30, si esce, ci troviamo davanti alla sezione, si parte per l'attacchinaggio dei manifesti. Poi semmai alle 6 del mattino sei nel turno di mattina appunto e devi montare in fabbrica. In tutte le campagne elettorali i militanti comunisti hanno dato nei fatti sempre un'autentica prova di attaccamento al partito e anche in questa campagna elettorale si sta riverificando per moltissimi militanti. Grande la voglia di contribuire per mandare a casa questo governo sciagurato, altrettanto grande è l'intento di dare e di fare la propria parte per far crescere il Partito dei Comunisti Italiani. Il sacrificio fa parte della nostra battaglia politica. Noi siamo fieri e convinti di essere dalla parte giusta, dentro il Partito dei Comunisti Italiani, con i suoi ideali, le sue idee, le nostre convinzioni e orgogliosi della nostra storia, dei nostri ideali, al di là delle infamanti dichiarazioni del Cavaliere Nero che gli italiani sapranno giustamente interpretare al momento del voto. Questa brutta campagna elettorale è molto diversa da tutte le altre, sì, io la definisco molto brutta. Hanno creato un grave clima di tensione che è arrivato ad un livello veramente inaccettabile, non per ultimo le gravi minacce al nostro segretario. Hanno voluto un sistema elettorale che a me non piace, è con il sistema proporzionale, sì, ma questo proporzionale che le destre hanno messo insieme mi appare un enorme trabocchetto. Una campagna elettorale, dicevo, dove il personalismo viene esaltato e sovrasta orridamente le idee, gli ideali, i progetti dei partiti. Hanno fatto in modo e maniera che i partiti non siano più quei contenitori pieni di idee, di progetti, di cose, ma siamo semplicemente al D'Alema, ai Fini, ai Casini, ai Berlusconi, ai Bertinotti. E lo stile USA si tocca con mano nei confronti televisivi, dove io li definisco degli autentici varietà televisivi, dove non contano i problemi dei lavoratori o dei pensionati o dei giovani, conta il vestito, la pettinatura, conta far vedere comunque che un socialista può stare bene anche a destra o che uno di destra può stare bene anche al centro democratico, al centro laico, o conta far capire che chi votava Margherita ora può benissimo votare anche Forza Italia, o viceversa, basta che tu sia democratico. Per arrivare poi alla bellezza dell'ultimo annuncio del Cavaliere che vuole fondare il Partito del Popolo Italiano,
con questo hanno davvero raggiunto il fondo del barile. Quindi si può stare di qua e di là, per non parlare dei partiti. Possiamo riscontrare la nascita di partiti liberali e radicali socialisti, oppure democristiani socialisti, oppure cattolici, laici, sociali e alternativi. Tutto ciò non può convincere. L'ambiguità questa volta non pagherà in termini di voti e di consenso popolare, perché chi vuole più diritti e meno privilegi pretende la chiarezza, perché chi vuole la laicità dello Stato pretende chiarezza senza esitazioni in ciò che si dice e in ciò che si fa. Dobbiamo restituire dignità alla politica. Io penso che per queste motivazioni che il nostro segretario ha riscosso un notevole apprezzamento quando è stato a Matrix. Io, ma tutti coloro che lo conoscono, non si sono stupiti più di tanto. È stato Oliviero Diliberto. Certo, in quell'occasione è molto brillante. Ma chi si è stupito favorevolmente è stata quella numerosa fetta di italiani abituati ad ascoltare i Rutelli, i Bertinotti, i Fassino. Il nostro segretario è stato molto bravo e semplicemente schietto e chiaro. Così come lo è in questa fase, e deve continuare ad esserlo, il PDC. Quindi siamo sulla giusta strada, segretario. Proseguiamo per questa strada. Esaltiamo ciò che ci caratterizza dentro l'Unione. Continuiamo a portare avanti la nostra lotta politica senza titubanza e con estrema chiarezza, difendere e sostenere i nostri ideali. Continuiamo a lavorare con fierezza e convinzione per dare continuità ad un partito che ha contribuito a far nascere e costruire l'Italia democratica contro il nazifascismo. Continuiamo a combattere per sconfiggere i privilegi, le ingiustizie e le guerre. Sino a quando ci saranno le ingiustizie, ci saranno i comunisti a combatterle. Riguardo le nostre liste elettorali, considero molto positiva la presenza degli indipendenti, coloro che condividono con noi il nostro percorso e nonostante la consapevolezza di molti di essi delle remote possibilità di essere eletti. Guardo l'amico Piero Mannini, per esempio, indipendente, che sin dall'inizio ha garantito la sua massima disponibilità a lavorare con impegno per il PDC e per la nostra lista. In una posizione in lista la sua direi molto tranquilla quanto la mia. Ma nonostante questo, il mio impegno e il suo impegno è stato e continuerà ad essere un grande e importante impegno per il partito. Come si dice in questi casi, gente che va, gente che viene. Coloro che scelgono di uscire dal PDC per un posto al sole in altre liste con altri partiti e coloro che mettono davanti all'ambizione personale la voglia di fare politica, la politica di sinistra. Vogliamo rivolgere un sincero apprezzamento e tengo a rivolgere un sincero apprezzamento a tutti i nostri candidati della lista provinciale, dei nostri candidati della provincia di Bologna, parlo della compagna Donatella Bortolazzi, la compagna Filomena Crispino, la compagna Mara Biondi, la compagna Adriana Laltrelli, Roberto Bozzi, Piero Mannini. Un grande apprezzamento per i nostri militanti. In molti stanno svolgendo un impegno con dedizione, stanno svolgendo un ottimo lavoro. Vi comunico che sono presenti questa sera con noi attivisti del Comitato Nazionale per la Legge di Iniziativa Popolare per una Buona Scuola per la Repubblica. Il Partito dei Comunisti Italiani, il nostro partito, esprime apprezzamento per tale iniziativa da voi intrapresa e manifestiamo anche in questa occasione la nostra convinta adesione. Abrogare la legge Moratti come la legge 30 oggi rappresenta un'autentica esigenza. Vi invito, se non l'avete già fatto, a porre la vostra firma. Comunico che al 27 marzo sono state raccolte 30.000 firme per abrogare la legge Moratti. Oggi considero ciò che ci circonda, non possiamo fare altro che andare avanti e continuare ad essere semplicemente comunisti italiani. Ho finito, carissime compagne e compagni, permettetemi di concludere con il mio intervento come ho concluso il nostro congresso regionale.
Lunga vita al Partito dei Comunisti Italiani. Do subito la parola alla nostra consigliera regionale Donatella Bortolato. Allora, buonasera a tutti. Io mi ero preparato un discorso, ma penso che voi siate molto più interessati a sentire le parole del nostro segretario nazionale, che ci ha fatto fare, ci fa fare sempre bella figura, quindi io cercherò di essere il più breve possibile. Mi piace molto lo slogan che abbiamo per questa campagna: fai vincere i diritti contro i privilegi. Ecco, io credo che il nostro impegno, quello che stiamo facendo, deve essere proprio questo, cioè far sì che ritornino a valere i diritti e che i privilegi vengano annullati. Dobbiamo combattere quindi tutto quello che in questi anni il virus del berlusconismo ci ha messo dentro, ha messo dentro anche in parte del centro-sinistra purtroppo. Quindi dobbiamo combattere, dobbiamo far sì che dopo il 9 aprile, se, come spero, come speriamo tutti, vinceremo le elezioni, dovremmo far sì che sia finito il tempo dei furbi, degli arrivisti, di quelli che si cambiano le leggi, di quelli che fanno le leggi per gli amici. Tutto questo dobbiamo essere dentro la coalizione, dobbiamo far sì che tutto questo non ci sia più, proprio perché deve tornare ad avere voce la gente, le persone. Soprattutto dobbiamo fare in modo che la nostra presenza sia incisiva, sia uno stimolo, sia un pungolo, perché come ha detto sempre il segretario nazionale, il programma dell'Ulivo, quelle famose 200 e passa pagine che viene in questi giorni molto stravolto, forse letto tutto assieme è un po' complicato, ma prendere pezzo per pezzo, argomento per argomento, ebbene, se noi saremo lì, saremo dentro al governo, se saremo in questa coalizione e questa coalizione cercherà di portare avanti quello che è stato scritto, che comunque è un compromesso, perché lì non c'è scritto ad esempio come vorremmo noi che si abrogherà la legge 30, però noi dobbiamo cercare di far sì che ci si avvicini di più a questo obiettivo. Ecco, se noi saremo presenti in questo programma e se i nostri alleati si manterranno su questo programma, noi dovremo essere con loro, perché è molto importante che alcune delle cose che io ho letto leggendo il programma, mi sono fatta questo sforzo, soprattutto no, tutto l'ho letto parti che mi interessavano, tipo la sanità, il lavoro, la scuola, quelle più che mi sentivo più vicine. Ecco, soprattutto sulla sanità penso che sia un programma abbastanza buono, che va nell'ottica che era quella della riforma Bindi, la famosa riforma Bindi, che era un'ottima riforma secondo me della sanità. Ecco, ripeto, cerchiamo di lavorare questi ultimi giorni, di reggere fisicamente, psicologicamente, naturalmente qui c'è chi fa molta più fatica di me, però per una neofita come me vi assicuro che non è facile essere comunque sempre in giro, sempre a contatto con la gente. Mi va bene, su un palco ho già qualche difficoltà in più. Comunque ripeto, cerchiamo veramente che dopo il 9 aprile, se vinceremo, sia finito il tempo dei furbi. E niente, cerchiamo di lavorare tutti per questo obiettivo. Grazie. Il nostro candidato indipendente Piero Mannini. Come indipendente è una difficoltà iniziale, sono un po'... Non so come mi rivolgo al segretario, lo chiamo segretario, onorevole, professore. E quello che stavo dicendo, credo che se me lo consenti da indipendente, compagno sia la cosa migliore. Io ho già parlato altre volte del perché di una scelta a sinistra. Una scelta a sinistra che giudico oggi importante perché vedo un grande ammassarsi al centro, sia nell'Unione sia da parte della CDL. Noi vediamo che tutti cercano i voti del centro, ma i voti del centro poi per fare quale politica? Per fare la politica delle cordate, delle scalate? Mi sta bene una politica delle cordate per acquisire una banca, se c'è poi un ritorno per la gente, se devono essere solo consulenze che vanno ai manager, forse c'è qualcosa di sbagliato, dobbiamo pensarci. Cioè, noi abbiamo bisogno di modificare questo paese. Abbiamo bisogno, io da cittadino dico che vorrei una scuola che mettesse al centro i ragazzi e gli insegnanti e che ruotasse intorno a loro. Vorrei una sanità che facesse la stessa cosa, una sanità che ruotasse intorno ai malati e dove, senza far demagogia, ci si possa tutti curare tranquillamente, senza il bisogno per i ministri della Repubblica, se hanno dei problemi, di andare in Svizzera.
Io vorrei che la sanità funzionasse in Italia e noi dobbiamo stare qua, perché la gente non può tutta andare in Svizzera a curarsi. Forse qualche ministro sì. L'altro problema grande che abbiamo, credo che sia quello del lavoro, che sia quello dei nostri giovani, penso che ne parlerà senz'altro il compagno Di Liberto. Io qui da imprenditore posso solo dire una cosa, che non credo che la maggioranza degli imprenditori, specialmente dei piccoli come me, possino pensare di vivere meglio in una società piena di lavoro precario. Con il lavoro precario i nostri collaboratori non restano in azienda e noi il nostro problema non è quello di metterli a casa, è quello che continuino a lavorare, è quello che siano insieme a noi, che tutte le mattine quando noi ci alziamo andiamo in ufficio ci ritroviamo a lavorare con noi, è di non perdere competenze. La perdita di competenze ci porta via ricchezza. Se noi continuiamo a fare un mondo di precari, non dobbiamo intanto confondere la flessibilità in entrata nel mondo del lavoro con la precarietà a vita. Con un mondo di precari non c'è futuro per la nazione. Non si prendono mutui casa, non si fanno figli, non si mette su famiglia. Questo senz'altro è un qualcosa che questo Paese non si può permettere. E se vogliamo modificare queste cose, al di là di quello che dice Confindustria, credo che abbiamo bisogno di sinistra e non di essere tutti al centro. Credo poi che uno dei motivi per stare oggi qui sia anche quello della chiarezza. Mi sembra che le parole che il compagno Di Liberto ha detto sull'Iraq siano chiare. Torniamo a casa. E questo credo che sia un grande punto di impegno. Torniamo a casa. Certo, onore a chi è morto, su questo non c'è dubbio. Chi è andato là comandato per servire il Paese. Ma tocca a chi governa il Paese riportarli in qua. Io poi, al di là del programma di governo che molti hanno letto e molti no, credo che sarebbe utile capire quello che si vuole fare dopo. Non c'è solo il governo e i conti di questa nazione, c'è il fatto di dover stare in mezzo a un mondo che oggi si divide sempre di più tra nord e sud del mondo. E quale politica possiamo fare? Quella che noi vogliamo solo crescere nel nostro paese in un Mediterraneo dove può infuriare la guerra? Credo di no. Credo che noi dobbiamo andare, come sinistra, a capire anche questo, a capire le ragioni anche degli altri paesi. Io non credo alle guerre di religione. Le guerre non si fanno per la religione, si fanno sempre per i soldi. La religione serve per coprire, serve per dire, hai visto, dobbiamo difendere i nostri principi. Ma di solito non è così, dalle crociate in avanti sono sempre gli interessi che hanno fatto le guerre. E allora io credo che al di là del programma di governo per risanare il Paese, ci sia bisogno di un grande impegno per la pace mondiale. La gente credo abbia capito che questa volta il centro-sinistra si presenta unito, che c'è un leader serio, che i partiti sono uniti dietro, che c'è un programma. Credo però, e qui finisco, perché altrimenti la terrei troppo lunga, io penso che un problema ci sia. Oggi qui siamo tutti uniti, perché c'è la necessità di mandare a casa questo governo. Questo governo che è stato uno dei peggiori degli ultimi anni. Ma al di là di mandare a casa questo governo, c'è il bisogno di governare domani, e di continuare domani ad essere uniti, tutti insieme. Servono i voti dei partiti che hanno il 2% come di quelli che hanno il 20%. Io credo che qui occorrerà un grande sforzo e credo che proprio sia giusto chiedere al compagno Di Liberto di essere fra quelli che cercheranno di unire questo gruppo di partiti che dovrà governarci, perché con i distinguo non andremo avanti. Abbiamo quindi bisogno di chiarezza, di lealtà, di impegni seri per portare questo Paese fuori dagli attuali problemi, dal fatto che la gente faccia fatica ad arrivare alla fine del mese. Grazie. Magari ora la compagna Crispino, che è una nostra candidata alla Camera, è una compagna che lavora da anni
contro il degrado delle carceri, fa un lavoro importante e prezioso, per cui gli cedo molto volentieri 2 minuti la parola. Allora, io sono stata un ispettore capo di polizia penitenziaria. Siccome sono fiera di appartenere al Partito dei Comunisti Italiani, comincio dalla prima cosa. Regalo questo pubblicamente, che è il mio cappello, l'ultimo cappello che ho usato, a un uomo politico che ha conquistato la nostra stima con i fatti, non con le parole. Perché come amico è un amico. Perché gli avevo chiesto una cosa, di aiutare a riconquistare la dignità. E lui, nel nostro programma, perché è il mio partito, il Partito dei Comunisti Italiani, è quello che i diritti sono di tutti, i privilegi di pochi. Io 3 anni fa gli ho chiesto di aiutare a ridare la dignità ai miei colleghi. È stato l'unico che ci ha risposto quando abbiamo denunciato la TBC in carcere, perché noi ritenevamo che dovesse essere corretto verso la città, verso i detenuti e verso gli operatori. È stato l'unico che ci ha aiutato in un'interrogazione parlamentare. Lui ci ha aiutato in altre situazioni quando era ministro, perché un bolscevico ha dato l'articolo 41 bis agli albanesi, gli altri no. Un bolscevico ha capito che per me e per altri miei colleghi era importante non subire il mobbing, ma non fosse un aiuto d'amico, ma di diritti, perché noi vogliamo i diritti, che sono quelli che ogni lavoratore deve avere e non mendicare. Io ritengo che questo sia stato il peggior governo, ma il peggior ministro è quello attuale, che ritiene che detenuti e operatori debbano stare in un contenitore. In questo contenitore non possono essere rinchiusi conflitti diversi, persone l'un contro l'altro armate, perché comunque la città dopo dovrà avere sicurezza, e la sicurezza non si dice nelle parole di alcuni su bellissimi manifesti, è nelle parole, ma è nei fatti principalmente. Quindi io sono fiera di essere del Partito dei Comunisti Italiani, non mangio bambini, ma se mai li dovessi mangiare li mangerei crudi e non cotti bolliti. Sono una persona che appartiene al genere, non alla categoria, e penso che comunque sia un discorso di rispetto di genere rispettare le pari opportunità. Io come persona, come donna, ringrazio Oliviero come uomo, che mi ha offerto l'aiuto come amico e mi ha aiutato tantissimo, ma ha capito che per me era molto più importante aiutare una categoria, quindi avere un diritto. Quindi lo ringrazio per avermi offerto aiuto, ma lo ringrazio ancora di più come donna per aver capito che era una battaglia di donna e avermi sostenuto da amico. Questo lo dico pubblicamente, perché non ha aiutato soltanto me e gli altri. I diritti, quando sono fatti e non parole, si dimostrano coi fatti. Quindi io ritengo di essere fiera di appartenere al Partito dei Comunisti Italiani. Se essere bolscevico significa rispettare lo Stato, le regole, vuol dire che è meglio che noi siamo e che contiamo nell'Unione, perché probabilmente questi diritti forse li conosce meglio un comunista e un bolscevico che alcuni che ne parlano ma non sanno neanche cosa sono. Vi inviterei ad essere altrettanto fiera come me di appartenere a questo partito, perché ho avuto aiuto non soltanto da Oliviero, ma uno splendido aiuto, perché siamo un bel gruppo, da Donatella Bortolazzi, che è stata forse la prima consigliera regionale a recarsi in carcere senza avvertirli, ancora non si sono ripresi, e il consigliere provinciale segretario della federazione, che in uno splendido team all'interno del consiglio provinciale e comunale ha fatto delle domande mirate affinché alcuni dirigenti della casa circondariale dichiarassero cose che poi con tempo risulteranno mendaci. Essere comunisti e essere a sinistra significa rispettare veramente i diritti della gente, non soltanto parlarne. Allora, con grande piacere, do la parola al nostro segretario, il compagno Oliviero Diliberto.
che siamo bolscevichi, pensare che ci verrà un accidente a Berlusconi. Io credo che non sfugga a nessuno dei presenti l'importanza di queste elezioni, che hanno visto lo svolgersi di una campagna elettorale che sta per terminare e che davvero è stata una campagna elettorale pessima, pessima. Io non ne ho mai fatto una così. Ed è stata una pessima campagna elettorale, secondo me, per due motivi diversi tra loro. Il primo è che abbiamo assistito all'esplodere di una violenza da parte di uno dei due candidati, il Presidente del Consiglio in carica, che francamente non si era mai vista nella politica italiana. Insulti di tutti i tipi, arroganza verbale, spesso non solo verbale, una presenza ossessiva su tutte le televisioni, tutte le trasmissioni possibili e immaginabili, compresa Isoradio, è apparso alla radio, non è una battuta, mentre gli automobilisti italiani camminavano serenamente una domenica, è apparso Berlusconi in audio. E una campagna elettorale però brutta, secondo me, anche per un altro motivo, e cioè non si è quasi mai parlato dei problemi delle italiane e degli italiani. E cioè non si è fatto un buon servizio alla politica. Perché la politica dovrebbe essere fatta di cose e non di parole. Vi faccio un esempio concreto. Io sono stato da 10 giorni assalito dai giornalisti italiani in tutte le città d'Italia dove mi sono recato, e credetemi, sono state molte, sono stato assalito con una domanda. Pensate, la prima domanda. Adesso sta scemando la cosa, ma all'inizio era una cosa che io giudico pazzesca. Arrivavo in una città, magari in una città come Torino, con la crisi industriale devastante che c'è, e mi dicevano: cosa pensi del Caimano di Nanni Moretti? Io non penso un accidente del Caimano di Nanni Moretti. Non credo che sia questo il tema né della campagna elettorale né della politica. È un film. Forse lo andrò a vedere, forse non lo andrò a vedere. Ma non ha niente a che fare con i nostri concittadini che ad esempio vivono con 400 euro al mese. Quello è la politica. Con la sanità che non funziona, con la scuola pubblica devastata da quello tsunami che si è abbattuto sull'Italia, che si chiama Letizia Moratti, con le cose. Io tra poco compio 50 anni, vi devo confessare che mi sono proprio stancato. Mi sono stancato della, e forse si sente anche dal po' di irascibilità, mi sono stancato del linguaggio politicamente corretto, per esempio, del fatto che non si riescono più a nominare le cose con il loro nome. Mi sono stancato di fare una politica nella quale non si parla della politica. È una specie di balletto. Cosa pensi della dichiarazione di Casini? Ma non penso niente, che mi importa? Che poi così io dichiaro sulla dichiarazione e l'indomani sui giornali questa è la notizia. In Italia muoiono 4 persone al giorno sul lavoro. Ci rendiamo conto di che paese bizzarro è questo? 4 al giorno muoiono più in Italia sul lavoro che nella striscia di Gaza in Palestina. C'è una guerra. 4 al giorno sono una guerra. È una sporca guerra invisibile perché non è dichiarata e non se ne occupa nessuno. Ieri è morto decapitato un ragazzo di 19 anni in un quartiere a Milano, io ero a Milano. E non si parlava di questo, era cronaca nera, non politica. Questa è politica, altro che. Allora, io vorrei fare con voi stasera un ragionamento su alcune cose, appunto,
di cui è raro sentire parlare. Per provare a restituire, lo diceva Venturi, dignità a questa attività che facciamo noi, cioè la politica. E vorrei provare a fare un confronto tra la situazione che vivono i ragazzi di oggi e non il 2001, cioè quando abbiamo lasciato il governo noi, è troppo comodo. Vorrei fare un confronto tra la situazione dei ragazzi di oggi e quella dei ragazzi di 30 anni fa, quando ero ragazzo io, per vedere se si sta meglio o peggio. E tenete presente che 30 anni fa governavano i democristiani, democristiani e socialisti, non governavano i comunisti. Voglio fare questo confronto in pubblico con voi, insieme a voi, anche perché è la prima volta da un secolo che i nostri figli, i figli della mia generazione, per la prima volta staranno peggio di come stavano i loro padri, mentre è sempre stato il contrario. Mio nonno era ferroviere, mio padre è stato meglio di mio nonno, ha avuto più diritti, più risorse, più servizi sociali, io a mia volta sono stato meglio di come è stato mio padre, ma i nostri figli per la prima volta stanno peggio. Allora, cosa è successo 30 anni fa? È successa una cosa banale, ovvia. Io ho iniziato a lavorare, avevo 20 anni. Ho iniziato a lavorare e ho firmato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con quel contratto io avevo la mia vita tutta qua, sino a quando, spero il più tardi possibile, me ne andrò da questo mondo, sicura. Con quel contratto, prima me ne sono potuto andare da casa dei miei genitori e mettere su una casa per conto mio, pagando un affitto. E ho potuto pagare l'affitto, che si paga tutti i mesi, come noto, perché per tutti i mesi mi davano lo stipendio. Poi con quello stesso contratto di lavoro sono andato in banca e ho chiesto un mutuo e mi hanno concesso il mutuo perché quel contratto era sicuro, a tempo indeterminato, appunto. Ho comprato la casa dove abitavo, ho messo su famiglia, cioè ho fatto le cose normali ma fondamentali della vita. Ed ero sicuro che alla fine della mia vita lavorativa, grazie a quel contratto, io avrei ricevuto una pensione. Tutte le cose che ho elencato sino adesso, i giovani di oggi non le possono più fare. Non è un'opinione, è un fatto. Purtroppo, se uno ha un lavoro precario, a termine, può permettersi di pagare un affitto, non parlo di comprare una casa, non ne parliamo proprio, un affitto tutti i mesi, andarsene da casa dei genitori, come ho fatto io a 20 anni. Adesso rimangono sino a tanto, sono i nonni che mantengono i nipoti. Sono contratti di 2 mesi, di 4 mesi, ogni tanto sono contratti di una settimana. O addirittura, uno l'ho portato proprio al Presidente del Consiglio, contratto della provincia di Modena, la Maserati di Modena, fa i contratti di 5 giorni. 5 giorni e non una settimana, perché così non paga il sabato e la domenica a questi che assume. Capite in che paese viviamo? Lo sfruttamento più selvaggio, sfruttamento in senso stretto. E se uno non ha un lavoro sicuro e stabile, non ha nemmeno un salario sicuro e stabile. Quindi viene privato di un diritto che viene prima del diritto al lavoro. Si è privati del diritto al proprio futuro, perché non hai più alcuna certezza. E una delle certezze che è venuta meno, e di cui non parla nessuno, sembra scomparso questo problema, una delle certezze venute meno è la certezza di avere la pensione. I miei genitori sono andati in pensione tanti anni fa. Qui ci sono tanti giovani, per fortuna, ma ci sono anche persone, ogni tanto la voce si abbassa, ma capirete facendone 3 o 4 al giorno,
ci sono persone dell'età dei miei genitori. Una volta si andava in pensione con circa l'80% di pensione dell'ultimo salario. Perché? Perché la pensione si calcolava sulla base degli ultimi stipendi. Adesso non è più così. Dal 1995 il sistema pensionistico è contributivo, cioè tu prendi la pensione che è calcolata sulla base dei contributi che sono stati versati nel corso della vita lavorativa. Bene, anzi male. Qual è l'effetto? È un calcolo aritmetico, non è difficile da fare. Se per 40 anni una persona ha lavorato sempre, tutti i mesi, quindi per tutti i mesi, per 40 anni, gli sono stati versati i contributi. Sapete quant'è la pensione? Ripeto, ha lavorato sempre per 40 anni. La pensione è il 43% dell'ultimo salario. Se prende 1000 euro come ultimo stipendio, la pensione è 430 euro, cioè la fame. Ma attenti, questo nell'eventualità che abbia lavorato sempre. Ma se uno ha lavorato saltuariamente, ogni tanto sì, ogni tanto no, e se è stato assunto con le forme, sono 48, con le forme contrattuali della legge cosiddetta Biagi, bene, queste forme di contratto, ancora una volta non lo dice nessuno, sono tutte decontribuite, cioè per fare un altro regalo al datore di lavoro si pagano meno contributi. I ragazzi di oggi ce l'avranno la pensione, quelli assunti con le forme precarie. Se noi non interveniamo subito, non l'avranno, avranno la pensione sociale. I ragazzi non ci pensano, io me lo ricordo quando avevo 18 anni, mica pensavo a quello che sarebbe successo quando ne avrei avuto 65 o 70, c'è un sacco di anni. Ma se i ragazzi non ci pensano, una classe dirigente degna di questo nome ha il dovere di pensarci, perché altrimenti noi consegneremo un'intera generazione alla macelleria sociale quando sarà anziana. E allora, quando noi, dopo queste elezioni, torneremo a governare il paese, una legge come questa, che priva i ragazzi e le ragazze del proprio futuro, noi non ci possiamo limitare a correggerla qui e là, a limare qui e là, ad emendare. Noi dobbiamo assumere un impegno e noi lo assumiamo pubblicamente. Noi questa legge dobbiamo batterci per abrogarla, per cancellarla dall'ordinamento italiano. Come peraltro chiede la CGIL, quindi non è che è una cosa estremista, lo chiede la CGIL nel proprio documento del Congresso Nazionale appena concluso. Questo è il primo aspetto, lavoro. L'altro aspetto, altrettanto grave, è quello della scuola. Noi abbiamo avuto davvero, io lo dico in tutte le città d'Italia, non mi ha ancora querelato, quindi forse è d'accordo anche lei, noi abbiamo avuto una sciagura. Avere avuto 5 anni l'orrenda Letizia Moratti, non è un giudizio estetico naturalmente, non è un giudizio estetico, come ministro dell'istruzione, è davvero una sciagura biblica. A un paese arrivano le cavallette e a noi è arrivata Letizia Moratti, non so come dire. E badate, purtroppo non c'è niente da ridere, ci sorridiamo, perché anche sulle sciagure, sulla sofferenza si può sorridere. Cosa ha fatto la Moratti per 5 anni? Ha fatto 2 cose. La prima, tagliando del 40%, come ho dimostrato con le circolari del suo ministero durante l'incontro con Berlusconi, circolari del ministero, tagliando del 40% i finanziamenti alla scuola pubblica, cioè quella di tutti, la Moratti ha distribuito generosamente i soldi di tutti noi a scuole e università private.
alcune sono state parificate. Sempre in quella trasmissione ne ho ricordato una perché è clamorosa. Con un colpo di mano ad agosto del 2004, si fanno sempre ad agosto queste cose, quando la gente è in ferie, però poi bisogna pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale, quindi si scoprono le cose. La Moratti ha parificato alle università statali un'università che esisteva già, ma che era privata. Un'università che, pensate, era stata finanziata sino a quel momento da un noto gentiluomo che si chiama Fiorani, attuale ospite dello Stato, diciamo così, no? Che io pensavo lo finanziasse con i suoi soldi, poi abbiamo scoperto che i soldi Fiorani li pigliava dai conti correnti di risparmio dei suoi clienti, ma insomma era privata. Questa università si chiama l'Università dei Legionari di Cristo. Non ci facciamo mancare niente in Italia, niente. Bene, l'Università dei Legionari di Cristo è stata parificata. Noi parliamo oggi nella città che è sede della più antica università del mondo. Bene, i laureati di Bologna hanno lo stesso titolo dei laureati all'Università dei Legionari di Cristo, con i soldi nostri. Ma vedete, se la Moratti si fosse limitata a compiere una cosa pur gravissima come questa delle parificazioni e dei soldi alle private, diciamo così, sarebbe passata la storia come uno dei tanti pessimi ministri della pubblica istruzione, ma ha fatto una cosa molto peggiore. La Moratti ci ha fatto tornare indietro nel sistema scolastico di più di 40 anni. Anche questa è una cosa documentabile. La Moratti, il governo, la maggioranza, hanno reintrodotto in Italia un istituto scolastico che io ho fatto tempo a conoscere, io me lo ricordo. La Moratti ha reintrodotto in Italia l'avviamento al lavoro. Forse qualcuno dei presenti, tra i più anziani, l'avrà anche fatto quando era ragazzino. Avviamento al lavoro, che è stato abolito, era stato abolito in Italia, pensate un po', nel 1962, ed era stato abolito da un governo di democristiani e di socialisti, quindi non è che fosse una riforma rivoluzionaria, bolscevica, come direbbe la mia amica Filomena, no. Era una riforma. Era la riforma della scuola media unificata. I ragazzi di oggi non sanno di cosa parliamo. In due parole è facile da capire, è odioso, ma è facile da capire. I ragazzini una volta, quando uscivano dalle scuole elementari, quindi a 10 anni d'età, dovevano scegliere, quindi non sceglievano i ragazzini, sceglievano le famiglie, chiaramente a 10 anni chi sceglie? Le famiglie. C'erano due canali aperti. Uno che portava in un percorso sino al liceo e poi all'università e un altro percorso dove a 10 anni andavi a imparare un mestiere manuale, avviamento al lavoro. Bene, questa cosa era la scuola di classe, perché, guarda caso, i figli dei benestanti andavano al liceo, poi all'università, e da grandi facevano i professionisti come loro padre. I figli dei lavoratori andavano a imparare un mestiere, perché era ritenuto una cosa più sicura, un mestiere manuale. E sapete perché non dovevano andare a scuola i figli dei lavoratori? Non era solo un punto di ingiustizia sociale, c'era proprio un disegno di società. Un modello di società. Non dovevano andare a scuola perché la scuola è quella cosa che ti insegna a pensare, ti dà il senso critico, ti dà la cultura, e la cultura ti insegna a sua volta ad avere consapevolezza di quelli che sono i tuoi diritti. Dunque, non rompere le scatole, vai a imparare un mestiere. Fu abolito,
scuola media unificata, percorso unico per tutti, accessi liberi ai licei, poi successivamente riforma dell'università e accesso libero anche all'università. Nel corso dei decenni che abbiamo alle spalle, quei lavoratori che da ragazzi non hanno potuto studiare perché le loro famiglie non si potevano permettere di mandarli a scuola, hanno quei lavoratori lì mandato i loro figli a scuola e i loro figli hanno fatto strada nella vita, hanno avuto pari opportunità e se intelligenti, se con voglia di fare, se con voglia di studiare, si sono presi la laurea e sono diventati esattamente come i figli dei professionisti, ingegneri, medici, avvocati, insegnanti, eccetera, eccetera. Ma la possibilità per i figli dei lavoratori normali di andare a scuola è stata offerta dal fatto che in Italia c'era, sino a 2 anni fa, sino a questa sciagurata riforma, c'era una scuola pubblica, laica, gratuita e obbligatoria, la scuola della Costituzione Repubblicana, che questa banda di malfattori che sta al governo ha cancellato. E bisogna chiamarli con il loro nome. Sono degli autentici malfattori perché colpiscono uno dei principi di equità più di fondo. Se sei bravo devi poter studiare come gli altri. E oltretutto, anche se volessimo semplicemente fare un ragionamento sulla utilità di questa riforma, beh, questa riforma non serve a niente, non è solo ingiusta, non serve, perché o l'Italia investirà nella scuola, nell'università, nella ricerca scientifica, nella cultura e nei beni culturali, o altrimenti l'Italia verrà travolta dalla competitività internazionale, dalla competizione globale. Vedete, io faccio sempre un esempio, perché lo conosco da vicino, la Cina. Qui abbiamo un imprenditore coraggioso, che io ringrazio per aver accettato la candidatura come indipendente nelle liste dei comunisti, che ha parlato esattamente del tema della competizione, e cioè che non è in contraddizione con l'equità, anzi l'equità aiuta le imprese a stare sul mercato. Ma vogliamo parlare, visto che Berlusconi ha dichiarato guerra alla Cina, come avete visto, anche dopo averla dichiarata a quasi tutti i paesi del mondo, o lui o i suoi ministri, di Cina si parla sempre a sproposito. Arrivano prodotti cinesi? Arrivano, certo, e sono più a buon mercato. Alcuni settori dell'industria italiana, soprattutto manufatturiera, sono al collasso. Noi non ne siamo affatto contenti, anzi, sono posti di lavoro che si perdono e ricchezza che si perde. Ma perché la Cina è competitiva? C'è una prima risposta banale e superficiale che dice: in Cina il costo del lavoro è bassissimo, la manodopera costa poco. È vero, costa molto meno che in Italia o in Europa, però la manodopera non costa praticamente nulla in tutto l'Est e in larga parte anche dell'Europa ex, diciamo dell'Europa orientale. Ma a Singapore, in Vietnam, in Corea costa sicuramente meno che in Cina. Perché questi paesi non sono competitivi? Cosa ha la Cina in più? Cosa sta facendo da decenni? Da decenni. La Cina sta investendo esattamente nella ricerca, nella cultura, nelle scuole, nelle università, nel quello che si chiama con termine pessimo il know-how, che stanno comprando, facendo una operazione che porta il 5% del prodotto interno lordo cinese, il 5% del PIL investito in ricerca scientifica, il 5% di un immenso prodotto interno lordo, viste le dimensioni della Cina. Il governo Berlusconi, sapete quanto investe del prodotto interno lordo nella ricerca? Lo 0,2%. La media europea è il 2%. Non è come la Cina, ma viva Dio,
tra lo 02 e il 2 c'è l'abisso. Noi dobbiamo investire nell'intelligenza dei nostri concittadini. C'è un dato di cui non parla nessuno. L'Italia era, sino a non molto tempo fa, il primo paese europeo per numero di brevetti industriali. Cioè l'inventiva, l'intelligenza, la curiosità di scoprire è crollata in 5 anni all'ultimo posto d'Europa come brevetti, come quelli registrati, c'è un ufficio apposito per registrare i brevetti, quindi si contano, non ci vuole molto. E cioè è l'idea che la cultura non serve, anzi è un impaccio la cultura, e viceversa è l'unica cosa possibile che ci consentirà, se noi cambieremo marcia, di avere prodotti migliori, e i prodotti migliori li fanno manodopera migliore. Allora non serve a nulla insegnare quando hai 12 anni un mestiere, non serve a nulla, perché non siamo negli anni 50 dove tu imparavi un mestiere, quello sarebbe stato il tuo mestiere tutta la vita, perché era quello. Oggi la tecnologia e la scienza vanno avanti di 6 mesi in 6 mesi e in certi settori di mese in mese, e aver imparato a 12 anni un mestiere che dopo 6 mesi è superato ti crea un handicap che ti durerà per tutta la vita. E invece bisogna investire sulla flessibilità. Tutti parlano di flessibilità, anch'io, ma di una flessibilità diversa, la flessibilità dell'intelligenza, in modo tale che tu abbia gli strumenti per poter poi nel corso della tua vita fare qualunque cosa, dal lavoro manuale al lavoro intellettuale, ma hai il senso critico, hai la possibilità di adeguare te stesso alla vita che cambia, alla scienza che va avanti. Ecco cosa dobbiamo fare. Ed allora, quando torneremo a governare, ancora una volta, queste riforme del signor Moratti noi le dobbiamo cancellare dall'ordinamento italiano. E attenti, nel programma dell'Unione, e io ne sono fiero, c'è scritto che noi prendiamo l'impegno di elevare l'obbligo scolastico, non la formazione, l'obbligo scolastico progressivamente, prima ai 16 e poi ai 18 anni per tutti, in un percorso che appunto accompagni il ragazzo, la ragazza, a migliorare la propria intelligenza e la propria cultura. Noi potremmo parlare per mesi di cosa hanno combinato in questi 5 anni, davvero per mesi, perché hanno fatto di tutti i colori. Una delle poche cose vere che dice Berlusconi è che loro hanno il record di provvedimenti approvati. È vero, purtroppo, perché hanno cambiato questo paese, hanno modificato profondamente lavoro e scuola, e già questo basterebbe, ma tutte le leggi sulla giustizia fatte per tenere la classe dirigente, in realtà alcune persone, ma diciamo la classe dirigente fuori dai processi penali. La legge sull'informazione, la Gasparri che ha blindato il monopolio televisivo di Berlusconi. L'evasione fiscale, lo abbiamo scoperto oggi, sono i dati del Sole 24 Ore, è raddoppiata, pensate un po', raddoppiata. Hanno fatto il condono fiscale, edilizio, ambientale, hanno fatto la cartolarizzazione, parola difficile, semplicissima. Stanno svendendo il patrimonio immobiliare dello Stato. E se lo stanno comprando, appunto, come dice la parola stessa, gli immobiliaristi, i vari Ricucci, quelli che hanno cercato la scalata, no? E con che soldi? Con i soldi del provvedimento sempre di Berlusconi, che ha fatto rientrare i capitali illecitamente esportati all'estero, anonimi, quindi con una gigantesca operazione di riciclaggio del denaro sporco proveniente da tutto il mondo. Hanno stravolto la Costituzione, a giugno bisogna votare, non dobbiamo votare naturalmente per le politiche, ma poi c'è il referendum per abrogare quella nefandezza di riforma costituzionale che hanno fatto.
hanno fatto la Bossi Fini per gli immigrati, hanno fatto la legge Fini, sulle droghe, per cui adesso non c'è più la differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, lo dico ai ragazzi presenti, forse anche non ragazzi, non lo so, ma dico a scopo di autotutela, uno spinello porta in galera, chiaro? Questa è la logica, sei un po' una persona normale, tolleranza zero, a partire dalla classe dirigente, allora no, allora guanti bianchi e non vai in galera neanche se ti scoprono in flagranza di reato. Infine, ma infine per modo di dire, ci hanno portato in guerra, che è una cosa che ha stravolto proprio il senso di civiltà che il nostro paese tradizionalmente ha avuto nella politica estera. Potremmo parlare per giorni, perché ognuno di questi provvedimenti richiederebbe un'analisi per capire a fondo cosa c'è dietro. Ma io voglio ricordare solo un provvedimento, e poi passiamo a cosa faremo noi. Un provvedimento che io ricordo in tutte le città d'Italia per un motivo. Io lo dico a voi perché voi lo possiate raccontare agli altri. Perché di questa cosa davvero non parla nessuno, ma è enorme, enorme. Quindi io davvero vi invito a questo compito, a trasformarvi ognuno di voi in un'antenna televisiva personale e fare da emittente, raccontare. Cosa hanno fatto? Finanziaria del 2005, e cioè l'ultima finanziaria di questa legislatura. Tenete a mente, la finanziaria approvata nel 2005 è operativa nel 2006, cioè in questo anno. Allora, dovevano tagliare un po' di debito pubblico, erano le indicazioni della Commissione europea. Dovevano tagliare, invece di tagliare delle cose che potevano essere tagliate, tipo le cinque portaerei nuove che Berlusconi ha commissionato per l'Italia, che cosa diavolo ce ne facciamo di 5 portaerei, invece di tagliare quelle altre cose, hanno tagliato le seguenti voci. Hanno tagliato del 40% le rimesse agli enti locali, come ben sanno i rappresentanti, coloro che stanno negli enti locali, e gli enti locali sono quelli che erogano i servizi, non è che gli enti locali sono gli stipendi dei consiglieri, sono quelli che erogano i servizi. Poi hanno tagliato, guardate, io non do i numeri, questi sono i numeri ufficiali, tanto è vero che a porta la Malfa, quando ho iniziato a parlare di queste cose, si è zittito, perché la verità, la Malfa i conti li sa fare. Allora, hanno tagliato del 40% la voce di bilancio sugli asili nido, del 30% la voce di bilancio sul sostegno agli anziani, ma una voce di bilancio non l'hanno tagliata, l'hanno cancellata, è rimasto il titolo, però la posta di bilancio è zero, cioè non è stata rifinanziata per il 2006. Sapete come si intitola questo capitolo del bilancio che non c'è più? Si intitola Sostegno alla non autosufficienza, cioè il capitolo di bilancio che riguarda i disabili, i portatori di handicap non autosufficienti, per esempio non soltanto la disabilità psicomotoria, gli anziani che non sono in grado di essere autosufficienti, hanno bisogno di un'assistenza globale. Vedete, a parte la tragedia concreta per le famiglie che vivono questo problema, e chiunque ce l'ha lo sa di cosa sto parlando, a parte la tragedia c'è una valenza simbolica potentissima. Il governo ha colpito la categoria più indifesa, la più fragile, il non autosufficiente, ma perché dietro c'è una concezione del mondo, una concezione della società, e cioè chi non produce ricchezza non conta nulla, tu conti, vali se produci soldi, e più soldi produci
più vali. Sei un disabile, arrangiati. Ecco, vedete, l'esigenza di cacciarli di fronte a una cosa del genere è morale prima che politica. Per cui noi dovremo tornare al governo per togliere l'Italia dall'Iraq, per togliere la precarietà nel lavoro, per rielevare l'obbligo scolastico, per fare tante belle cose, ma per farne una subito, subito, appena entrati, rimettere il capitolo di bilancio di sostegno alla non autosufficienza. Perché davvero grida vendetta di fronte a Dio e agli uomini questa cosa. Cosa faremo noi? Chiedeva prima, poco prima, il nostro candidato indipendente. Vedete, il programma è un buon programma. Donatella ha detto bene, è un compromesso. Non può che essere un compromesso. È un'alleanza come la nostra, di forze di sinistra e di forze moderate, necessariamente deve fare dei compromessi, cioè trovare punti di sintesi su tutto, se no faremo un bellissimo programma comunista, poi lo agitiamo nelle piazze e vince Berlusconi per i prossimi 50 anni, che francamente non mi sembra un buon affare. È un'alleanza larga la nostra, l'alleanza della sinistra con pezzi di schieramento moderato ma democratico, fedele alla Costituzione, ma sono moderati. E quindi noi dobbiamo fare i conti con questa realtà. E se qualcuno verrà a Bologna e vi racconta che non fa i compromessi, vi sta raccontando una bugia. E invece non bisogna avere paura delle parole. Potrei dirvi un punto di sintesi, ma un compromesso. Badate, ci può essere compromesso buono o cattivo. Io trovo che alcune cose scritte nel programma sono ottime, non buone, ottime. Altre sono buone, altre sono cattive. Ma io ho sottoscritto quel programma e noi siamo persone serie, quindi ci impegniamo a rispettarlo, anche nelle cose che non ci piacciono. Faccio tre esempi di cose ottime, buone e cattive, così ci intendiamo. Ottime. Non era per niente scontato, visti i precedenti, che nel programma del centro-sinistra ci fosse scritto nero su bianco che appena vinceremo le elezioni ritireremo immediatamente le truppe italiane dall'Iraq. Non era scontato, ma c'è quell'avverbio immediatamente su cui tanto abbiamo discusso, e questo è un fatto ottimo. Fatto buono. Il costo della vita è aumentato, i salari e le pensioni sono rimasti fermi, è cosa che si sperimenta tutti i giorni. Guardate, non dal tempo dell'euro, i salari e le pensioni sono fermi e il costo della vita è aumentato, quindi erodendo il potere di acquisto reale, dal 1993, cioè da quando in Italia è stata abolita la scala mobile. Noi comunisti italiani, siamo da diversi anni che sosteniamo la necessità di reintrodurre forme simili alla scala mobile. Sino adesso ci guardavano, quando dicevamo questa cosa, ci guardavano come dei marziani, che sembrava un tabù la scala mobile. Ma siccome il programma è appunto un compromesso e c'è qualcosa che dai e c'è qualcosa che prendi, noi ci siamo presi la scala mobile. Non tutta e non per tutta. Ma nel programma del centro-sinistra, potete leggerlo, c'è l'indice, quindi si può andare a controllare senza bisogno di leggere 280 pagine, c'è scritto che quando torneremo a governare reintrodurremo la scala mobile per le pensioni più basse, e cioè per la fascia sociale che è obiettivamente quella che sta peggio in Italia. Ogni sei mesi, per legge, avranno l'adeguamento della propria pensione bassa all'aumento reale del costo della vita. È un compromesso? Sì, ma è un compromesso buono. È un compromesso che io giudico un risultato di questo nostro partito portato a casa per tutti.
Una cosa che non mi piace, che non ci piace, riguarda il tema della laicità dello Stato, su cui dirò delle cose, sono quelle che penso, poi pazienza se qualche nostro alleato ci rimarrà male. Noi stiamo assistendo da alcuni anni ad una offensiva che non ha alcun precedente nella storia repubblicana, nemmeno quando c'era la Democrazia Cristiana, tutta intera e che contava il 40%, è l'offensiva delle gerarchie ecclesiastiche sullo Stato italiano. Offensiva su tutto, fecondazione assistita, scuole private cattoliche, la 194, i diritti delle donne, adesso il divorzio. Siamo l'unico paese del mondo che richiede 3 anni di separazione legale per arrivare, come se quei 3 anni potesse succedere chissà che, e poi sì, ma insomma, non siamo riusciti nemmeno ad accorciare quei tempi lì, sino ad arrivare a questa farsa delle unioni di fatto, i PACS, cosiddetti PACS, su cui voglio dire delle cose chiare. Noi nel programma dell'Unione abbiamo messo delle parole che io giudico troppo timide su questa materia. Non siamo riusciti, perché pezzi della nostra coalizione, nostri alleati, nostri amici, carissimi, indispensabili per vincere, si sono messi di mano contraria. Abbiamo fatto un compromesso, ma è un compromesso che io giudico al ribasso. E voglio dire, il riconoscimento di uguali diritti alle coppie di fatto come le coppie sposate, indipendentemente dagli orientamenti sessuali, quindi esplicito, eterosessuali ed omosessuali, non è una cosa di sinistra, perché altrimenti qui stiamo snaturando proprio anche le categorie mentali. Io non voglio, credo di essere l'unico, ma non voglio fare come Zapatero, che viene citato a sproposito per un sacco di cose, qualche volta a proposito, qualche volta a sproposito. Io voglio fare come ha fatto Chirac in Francia, che è un uomo di destra. Voglio fare come ha fatto Helmut Kohl, democristiano di destra, quando era cancelliere tedesco. Voglio dire, il riconoscimento delle unioni di fatto, in una società che è profondamente cambiata da 50 anni a questa parte, il riconoscimento delle unioni di fatto non è né di destra né di sinistra, è un fatto di buon senso, di normale. E poi voglio aggiungere una cosa. Qualcuno mi deve spiegare perché io, che faccio il parlamentare, devo avere il riconoscimento delle unioni di fatto. Devo dire che in tanti anni che faccio politica e trasmissioni televisive, non ho mai sentito nessun mio collega parlamentare fare questa denuncia, né di destra né di sinistra. Io ho convissuto, cardinale Ruini in questo momento mi lancia un anatema, io ho convissuto per 7 anni con quella che poi è diventata mia moglie. Però io ero parlamentare. La mia compagna, prima delle nozze, conviveva, aveva gli stessi diritti che ha avuto dopo che ci siamo sposati, compresa la pensione di reversibilità, ove, non è successo, per fortuna, io me ne fossi andato all'altro mondo. I giornalisti hanno lo stesso questo trattamento, ma anche i giornalisti si guardano bene dal dirlo. Io non penso di avere un diritto in più, perché se non sono di tutti non si chiamano diritti, si chiamano privilegi. E io mi batto contro l'ipocrisia imperante per cui tutti zitti a tenersi questa cosa che noi abbiamo. E poi aggiungo anche un'altra cosa, sempre per sgomberare il campo dalle ipocrisie. Sui muri di tutta Italia, quindi anche qui a Bologna, per tutta la campagna elettorale abbiamo visto, io li ho visti, quindi li avrete visti pure voi,
i manifesti con le facce dei dirigenti della destra. La famiglia prima di tutto. Viva il matrimonio! Hanno davvero una bella faccia, eh? E io mi sono chiesto, ma perché sono così affezionati alla famiglia e al matrimonio? Sapete perché? Perché ognuno di loro ce ne ha almeno tre di famiglie e di matrimonio. Matrimoni, divorzi, annullamenti rotali, quelli non dovrò mancare mai, unioni di fatto, figli sparsi dappertutto. Sia ben chiaro, io sono laico per davvero, che facciano quello che gli pare. Possono fare tutto quello che gli pare, tranne una cosa, che è quella di fare la morale a me. Non l'accetto. Questo non è accettabile. E allora, noi su questo punto, dovremo lavorare ancora. Dovremo cercare di strappare dei risultati dentro l'Unione, più avanzati sul terreno dei diritti e della laicità dello Stato. Ci riusciremo? Non lo so, onestamente non lo so. Sapete perché non lo so? Perché tutto quello che succederà dopo, un conto è quello che si scrive nel programma, quello che succederà dopo che avremo cacciato Berlusconi, dopo che si sarà insediato un governo di centrosinistra, da cosa dipenderà? Dai rapporti di forza dentro al centrosinistra. E l'ABC, ci vuole una grande scienza per saperlo. E cioè, davvero ritireremo le truppe italiane dall'Iraq il giorno dopo le elezioni? Davvero? Ci riusciremo? Davvero nella prima legge finanziaria inseriremo la scala mobile per le pensioni più basse? Davvero riusciremo a intervenire seriamente, non a chiacchiere, sulla precarietà dei giovani? E non solo dei giovani, perché ahimè anche i quarantenni e i cinquantenni vengono ormai assunti dopo i licenziamenti con queste forme orribili di precariato. Riusciremo a fare le cose che sono scritte nel programma? Non lo so. Io ve lo dico con lealtà, non lo so, perché dipenderà da chi sarà più forte dentro al centro-sinistra. Vedete, si stanno mobilitando forze non politiche, ma sociali, fortissime. I poteri forti non sono un'invenzione, esistono e sono forti per davvero. Il più forte di tutti è Confindustria. Confindustria nel 2001 era schierata con Berlusconi. Si era alla vigilia delle elezioni, Confindustria sapeva, come sapevamo più o meno tutti, che avrebbe vinto Berlusconi, e immaginava che Berlusconi avrebbe consentito agli imprenditori di fare tante belle cose che poi non sono riuscite. Lo stato dell'economia italiana è al disastro, gli imprenditori hanno decretato il fallimento delle politiche del governo e oggi guardano al centro-sinistra. Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria, è stato molto chiaro. Il patto di sindacato, parola difficile, coloro che controllano il Corriere della Sera, l'establishment, i principali capitalisti, banche in particolare, italiani, Fiat, quelli che hanno sempre comandato, hanno spostato il proprio orientamento sul centro-sinistra. Corriere della Sera, prima pagina, il direttore ha dichiarato che voterà per il centro-sinistra. Io sono contento. Non voglio essere equivocato. Se il mio nemico si divide, va bene, è un fatto positivo. Anche perché se gli imprenditori sposano il centro-sinistra, vuol dire che il blocco sociale, che nel 2001 aveva eletto Berlusconi, non c'è più. Si è sgretolato quel blocco sociale. Quindi va salutato come un fatto positivo. Ma attenti, c'è un rischio molto grosso. Cordero di Montezemolo ha già portato la cambiale all'incasso ieri, quando ha dichiarato
non toccate la legge Biagi. Avrete letto sui giornali. Vedete, Confindustria si fa i suoi interessi. È giusto che sia così, e badate, Confindustria non è un'associazione filantropica, non sono le dame di San Vincenzo, è l'associazione degli imprenditori che si fa i suoi interessi. Perché le classi, anche se qualcuno pensa non ci siano più, ci sono e come. E la lotta di classe c'è. So anch'io che la lotta di classe non è quella dell'Ottocento, non c'è il padrone delle ferriere. Ma noi stiamo assistendo tipicamente a scene di lotta di classe, nel senso dell'economia moderna. Scena di lotta di classe è stata intercapitalistica, il tentativo di scalata del Corriere della Sera, lo scontro per l'occupazione di BNL, di Anton Veneta, si è risolto in un certo modo, erano scene di lotta di classe. Oggi Montezemolo sta praticando esattamente quello. Guardate, non è una roba ideologica, è la descrizione di quello che succede, altrimenti ma nemmeno gli economisti di scuola keynesiana potrebbero mai dire che le classi non ci sono più. Ci sono e come? Confindustria ne rappresenta una. E vuole pesare nel prossimo equilibrio del governo di centrosinistra. Vuole mettere dei paletti. Guardate che dal suo punto di vista, io mica mi scandalizzo, dal suo punto di vista fa benissimo, ma io dal mio punto di vista faccio altrettanto bene a dire che il film del 1996 lo abbiamo già visto, proiettato e non lo voglio vedere più. Cioè noi che vinciamo le elezioni, noi facciamo fare i sacrifici, perché bisogna risanare i conti dello Stato, a sinistra abbiamo un senso di responsabilità come se ipertrofico, ma è giusto, bisognerà risanare, altro che certo, c'è un disastro dopo 5 anni di berlusconismo, di tremontismo, ma chi pagherà i prezzi della crisi e del risanamento? Questo è il punto. Non possiamo permetterci di fare il risanamento promettendo la redistribuzione dopo, insieme, altrimenti noi non ci stiamo. È molto semplice, perché il prezzo da pagare, io sono per confrontarmi con Confindustria, per essere chiari, noi siamo comunisti ma non siamo cretini, sappiamo che bisogna confrontarsi, con tanto più se saremo al governo del paese, si dialoga con tutte le parti sociali, non è che abbiamo l'anello al naso come pensa Berlusconi. Per un conto è confrontarsi, io ho fatto il ministro, confrontarsi con tutti, a tutto campo, ma io non voglio che la politica economica del prossimo governo di centrosinistra sia dettata da Luca Cordero di Montezemolo. Punto. Non è che ci vuole, perché non è diventato comunista, non è diventato comunista, io non credo che il prossimo assalto al Palazzo d'Inverno sarà guidato dal compagno Diego della Valle. Ecco, non credo che ci sia. Solo Berlusconi può pensare a queste scemenze semplificatorie. Si sono spostati. Come si fa a bilanciare il potere forte rappresentato dalla classe imprenditoriale affinché non determini le politiche del prossimo governo? Come si fa? Nella maniera più semplice, bisogna avere una sinistra più forte, perché se non vi sarà una sinistra più forte, comanderanno loro. E come si fa ad avere una sinistra più forte? Lo dico nella maniera più semplice e diretta. Dobbiamo rimetterci tutti insieme, perché altrimenti non ce la si farà. Avanzo una proposta pratica, questa è una bella petizione di principio, no? Cosa concreta. Noi siamo 15 anni, noi sinistra, 15 anni che passiamo di divisione in divisione, di scissione in scissione, litigi, odi in qualche caso, rancori e tutti gli strascichi che queste cose si comportano. La sindrome del divorziato, direi, no? Bisogna farsi i dispetti dopo che ci si è separati. Se noi non invertiremo la tendenza, noi non conteremo nulla, non i comunisti italiani, la sinistra italiana, non conterà nulla.
Noi dobbiamo fare uno sforzo per mettere alle nostre spalle e non voltarci più tutto quello che è successo e provare insieme a guardare avanti. Io mi rivolgo ai compagni democratici di sinistra e ai compagni di Rifondazione Comunista, come i Verdi. Abbiamo fatto l'alleanza al Senato, io ne sono felice, ma basta questa alleanza comunisti italiani verdi, no, non vivo sulla luna, certo che non basta, bisogna guardare a un progetto e a un processo politico molto più ambizioso, molto. Il progetto politico ambizioso è rimettere insieme i cocci, si può fare, basta avere la volontà di farlo. Vedete, nel 1991, siamo a Bologna tra l'altro, dove simbolicamente tutto iniziò, si sciolse il PC. Il PC diventò, nella sua maggioranza, PDS. E io mi ricordo bene che l'opzione politica di questa trasformazione era: dobbiamo costruire in Italia un partito del socialismo europeo. Ricordate quant'era di moda il socialismo europeo allora? Socialismo europeo. Giusto o sbagliato che fosse, questa era la scelta politica. Nata Rifondazione, sono nati i comunisti italiani, successivamente, ma i DS, che nel frattempo avevano perso la P, che sta per partito, i DS, che io considero miei fratelli, non miei cugini politici, miei fratelli, bene, i DS, se faranno quello che si dice, dopo le elezioni dovrebbero costruire insieme alla Margherita il Partito Democratico. Ma se nasce il Partito Democratico, cade anche la S, che sta per sinistra, rimane la D, democratici, ci mancherebbe, certo, nostri alleati, certo. Ma attenti, la sinistra in Italia che fine fa? La sinistra, non sto parlando dei comunisti, la sinistra. E il paradosso quale sarà? Che un partito nato nel 91 per diventare un partito del socialismo europeo, alla fine realizzerà in Italia la bizzarria che noi saremo l'unico paese d'Europa a non avere un partito socialista. Perché il Partito Democratico sarà inevitabilmente a egemonia moderata. Pensate che De Mita, Marini, Rutelli, Gerardo Bianco, Nicola Mancino siano di sinistra? No, sono dei democratici e sono nostri alleati. Io li ringrazio che sono nostri alleati in questa battaglia epocale contro i barbari che ci hanno governato per 5 anni, ma non sono noi, sono dei nostri alleati, non siamo la stessa cosa. Allora io ho l'ambizione, forse un sogno, ma ho l'ambizione di provare a costruire in Italia un partito della sinistra, federativo, dove ciascuno possa essere quello che è. Non chiedo a nessuno di essere diverso da quello che è. Federativo, plurale, ma grande, grande. Un soggetto politico che possa essere il rappresentante del mondo del lavoro, questo vuol dire sinistra. Il mondo del lavoro, l'interfaccia del mondo del movimento operaio, del movimento dei lavoratori, in tutte le sue forme. Se non vi sarà un soggetto politico di questo tipo, i lavoratori non avranno chi li difenderà. È chiaro. Badate che stiamo parlando di una cosa grande. Dico un'eresia. I compagni del mio partito, come dire, poi mi criticheranno dopo, ma il Partito Comunista Italiano, al di là del nome, ma non è stato per tutti gli anni per cui ha governato qui e ha fatto l'opposizione altrove, non è stato un grande partito socialdemocratico, cioè un partito che interpretava il mondo del lavoro concretamente, non ideologicamente, difendendo le condizioni materiali di vita di milioni di donne e di uomini. Bene, io ho l'ambizione di contribuire da comunista a costruire una cosa del genere. E dunque non limitarmi a guardare passivamente che i nostri fratelli di esse vanno a fare il partito con la Margherita, perché
Perché il paradosso è che dal più grande partito comunista dell'Occidente risultiamo che non avremo più manco un partito socialista. Vogliamo provarci? Lo dico anche ai compagni di Rifondazione. Noi ci siamo separati nel 98, ci siamo separati in modo traumatico. Io continuo a pensare di aver avuto ragione, ma non mi interessa più. Non voglio fare politica guardando al passato, voglio provare a fare politica guardando avanti. Ci sono le condizioni per rimetterci assieme? Noi siamo pronti, non domani, ieri, perché l'ambizione è quella di avere più unità a sinistra, non perché è bello l'unità, non è un appello moralistico, perché l'unità ci serve. Se non saremo uniti saremo travolti, governeranno anche con il centro-sinistra sempre i soliti poteri, i soliti interessi. Questo non è tollerabile. Io non mi arrendo all'idea che quelli che erano alleati nel 2001 con Berlusconi oggi sono alleati con noi, ma comunque comandano loro. Potremo farcela solo se saremo di più. Ci sarà questa voglia di ricostruire la sinistra e di ricostruirla dando speranze, passione, voglia di ritornare in campo non soltanto a quelli che vengono dalla storia comunista, ma alle milioni di persone che sono di sinistra e non vengono da quella storia. Vedete, quando io ho aperto la campagna elettorale del nostro partito a Roma, nazionalmente, e ho fatto questa proposta, una persona che io stimo e del quale sono anche amico personalmente da 35 anni, Massimo D'Alema, mi ha risposto, in pubblico sempre queste dichiarazioni, mi ha detto: Di Liberto vuole rifare il PC. Non è così. Il PC si è sciolto. E io, ripeto ancora una volta, sono un uomo che fa politica, no, non che vive sulla Luna. Il PC si è sciolto e non si può rifare. Bisogna fare un'altra cosa. Un partito del lavoro, chiamatelo, però non sono i nomi, ma un partito di sinistra dove ciascuno, ripeto, con la propria individualità, possa però contribuire a un processo che ci faccia contare nella società italiana. Non serve più a niente la logica della nicchia, dell'orticello. Io vorrei provare a navigare in mare aperto, in un progetto che è ambizioso, certo, che è difficile, altro che a sinistra prevalgono sempre gli egoismi di partito, ma è un obiettivo per cui vale la pena spendere la propria vita. La propria azione. E infine, e poi finisco, se noi vogliamo ricostruire la sinistra in Italia, dobbiamo fare un'altra operazione, che è quella di riscoprire un valore che almeno per due decenni la sinistra in Italia ha perduto. Il valore, lo dico subito, è il valore della nostra diversità rispetto agli altri. Perché la mia nettissima impressione, avendo ormai girato, questa è la 54esima città d'Italia, vi lascio immaginare, e altre mi aspettano, bene, la mia percezione è la seguente: ci sono i militanti, gli iscritti, gli attivisti, molto convinti e galvanizzati. Ma c'è una fetta larga di popolo italiano che voterà per il centro-sinistra non perché è convinta dal centro-sinistra, ma perché dall'altra parte c'è una banda di tagliagole e quindi per togliersi quelli lì votano da questa parte. E cioè non sono convinti. Forse vinciamo le elezioni, ma non convinciamo. In altre parole, avremo un consenso non sempre consolidato, duraturo, quello dei militanti, certo, ma il popolo ha un consenso, come dire, un po' montanelliano nei nostri confronti, cioè ci voterà turandosi il naso. È una percezione sbagliata? Secondo me piacciamo, per come siamo noi centrosinistra, un po' poco. È un voto largamente di protesta contro il governo, più che un voto di adesione ai nostri programmi.
Allora, siccome il grande tema per uno che fa politica è convincere, non solo vincere, cioè avere il consenso vero, noi dobbiamo riscoprire il valore appunto della diversità. Perché uno dei motivi per cui noi non convinciamo tanto è dato dal fatto che siamo spesso percepiti come tutti uguali. I politici sono tutti uguali, vogliono tutti la stessa cosa, vogliono la poltrona, vogliono i privilegi, uno, ce ne sono tanti, uno ve l'ho detto, sono tanti, i soldi, stipendi faraonici. Noi versiamo il 60%, pensate, netto al partito, unici, e comunque è tanto quello che rimane, pensate un po'. Litighiamo sui posti, ci azzuffiamo sui posti, ma non soltanto per il Parlamento, chi va a fare l'assessore, chi va a fare il consigliere, a tutti i livelli. E cioè la politica sembra diventata, agli occhi di larghe masse, una specie di gioco del risico, chi va a occupare le caselle. Beh, io credo che noi abbiamo un problema. Il titolo è proprio quello di cui si parlava prima, la dignità della politica. Noi dobbiamo dimostrare con i comportamenti, non a parole, comportamenti collettivi, quelli di un partito, e quelli individuali, perché ciascuno viene giudicato per quello che fa. Noi dobbiamo dimostrare con i comportamenti che non è vero che siamo tutti uguali e che per fortuna ci sono in Italia ancora centinaia di migliaia di donne e di uomini che fanno politica, guarda un po', perché ci credono, perché hanno degli ideali. Ci sono, parliamo di noi, compagne e compagni che non chiedono mai niente per sé, mai, e fanno banchetto, e vanno nei mercati, e fanno casa per casa, e litigano con la moglie o con il marito a seconda del sesso perché occupano il tempo libero per la politica e occupano le ferie per fare le feste di rinascita o dell'unità o quello che è, in altre parole, che fanno con passione, proprio perché ci credono, l'attività politica e non chiedono nulla. Però è anche vero che a fianco di questi, che per fortuna sono ancora tanti, e io li voglio pubblicamente ringraziare per aver anche allestito e organizzato questa manifestazione, è vero che a fianco a questi ci sono anche tanti invece che fanno politica perché vogliono la poltrona. Anche in questo partito, Guardate che noi abbiamo assistito, io ne voglio parlare pubblicamente, perché l'ho detto in anticipo, mi sono proprio stancato di un modo di fare politica, vorrei provare a dare un contributo anche come persona fisica per cambiarlo il modo di fare la politica. Bene, noi abbiamo alle spalle la discussione sulle candidature, tutti i partiti naturalmente, noi abbiamo assistito, posso dirlo, ad uno spettacolo indecente. Ma qui in Emilia, tutta Italia, autorevoli dirigenti di un partito della sinistra, che siccome non vengono candidati, il giorno dopo te li trovi candidati in un altro partito. Ma dovevano avere una fede incrollabile in quel partito, se in nome di una poltrona in 24 ore forse meno cambiano partito. Però, siccome appunto mi sono ripromesso di dire le cose come stanno, pensate che questo partito che si chiama comunista, che è un partito orgoglioso, la storia, tutte le cose che ci diciamo, pensate che noi siamo immuni dal virus? Non è così. Il virus del carrierismo è penetrato dappertutto, perché sono 20 anni che c'è stata una sorta di devastazione culturale e ideale, anche a sinistra. Vi racconto le nostre candidature, così ne parliamo in pubblico,
anche perché io poi vi chiederò di aiutarci nella battaglia che vorremmo fare. Gennaio, noi abbiamo chiuso le candidature per primi, gennaio di quest'anno. Voi sapete che la nuova legge elettorale dà alle segreterie dei partiti un potere smisurato. Decidiamo noi, con potere divino, decidiamo noi chi diventa deputato e chi no, perché basta mettere nella lista in una certa posizione e uno esce e l'altro non esce. Fa schifo, eh? Però ce l'abbiamo e bisogna esercitarlo, poi la cambieremo, ma intanto c'è questa. Questo potere, attenti, questo potere, una volta che ce l'hai, puoi decidere come lo usi, se lo usi bene o se lo usi male. Noi abbiamo deciso di esercitare questo potere, di decidere gli eletti, nella seguente maniera. Noi avremo tra 15 e 20 deputati. Se poi ne arrivano 30, per carità, non mettiamo limiti alla divina provvidenza, ma diciamo, in linea di massima, tra 15 e 20. Abbiamo deciso, primo, di eleggere 7 donne. Siccome il numero minimo è 15, la metà, 7 donne. Le abbiamo messe in lista in modo tale da essere elette. Le quote rose non servono, basta decidere, un partito se ha la volontà le porta in Parlamento, se no no, punto, il resto. Comunque, intanto sono 7 donne. Secondo, abbiamo deciso di portare in Parlamento pezzi esponenti della migliore intellettualità italiana di sinistra, come faceva una volta il vecchio Partito Comunista Italiano, anche non comunisti. Per capirci, da Margherita Hack, candidata qui in Emilia, a Nicola Tranfaglia, lo storico, e altri naturalmente. E sarà utile non solo al gruppo comunista, ma anche al Parlamento italiano che vadano persone dotate di un qualche livello di istruzione superiore, visto il disastro culturale e l'analfabetismo di ritorno di quasi tutti. Non voglio fare polemiche. Intellettuali. Terzo, noi porteremo alla Camera dei Deputati 5 lavoratori veri, di cui si avverte l'esigenza perché nessun partito ne ha più in Parlamento. Lavoratori, non quelli che a 18 anni hanno fatto 2 mesi in una fabbrica, poi hanno fatto funzionare di partito tutta la vita e rimangono schedati come operai, no? No. Lavoratori presi, uno fa il vigile urbano, 2 fanno i metalmeccanici, 1 è un cavatore di marmo di Carrara, 1 è un operaio meridionale, 5 lavoratori che noi portiamo in Parlamento. Togliete questi numeri, vedrete che per i dirigenti di partito restano pochi numeri, proprio pochi. Allora abbiamo cercato, anzi non cercato, abbiamo applicato una regola, e cioè quelli che erano già parlamentari da 2 legislature, chiunque fosse, chiunque, senza guardare in faccia a nessuno, da 2 legislature o più, non venivano riproposti in Parlamento, senza eccezione. Bene. Alcune deputate e deputati, in questo devo dire le donne si sono comportate esattamente come gli uomini, deputate e deputati, che avevano 2 legislature, in qualche caso 3 legislature e in 2 casi 4 legislature. Immaginatevi tutti 4 legislatori di stipendi e adesso di pensioni, quindi non moriranno di fame. Ma si erano tanto affezionati al Parlamento, c'erano affezionatissimi. Bene, noi non li abbiamo ricandidati, nessuno. Perché si può fare politica senza essere deputati, si può dare un contributo al partito, alla società, alla classe. Quasi tutti questi che non abbiamo ricandidato hanno lasciato il nostro partito. Allora io voglio dire qui che se uno lascia il proprio partito perché non viene ricandidato, per noi è un bene che abbia lasciato il partito. Perché non se ne può più di chi usa i partiti come il tram per andare a occupare le sedie.
chiaro? Io non ne posso più. E intendo su questo chiamare tutto il partito, ma anche tutti voi, che se siete qui, in qualche modo, presumo siate tutti esponenti della sinistra, non del nostro partito, probabilmente, siete troppi per essere del nostro partito, ma io voglio invitare tutte le persone per bene, diciamola così, a fare questa battaglia insieme a noi. Noi dobbiamo sconfiggere il carrierismo, l'opportunismo, la litigiosità sui posti, ma bisogna partire da sé, perché se no fare le prediche agli altri è troppo facile. Io intendo fare questa battaglia sino in fondo, sapendo che è difficilissima, perché estirpare il virus ci vorrà una cura da cavallo, perché è andato molto avanti, molto avanti, in tutti i partiti, chi più chi meno naturalmente, ma bisogna che qualcuno inizi a farla questa battaglia, che qualcuno inizi. Noi ci stiamo provando e vi chiediamo appunto di darci una mano, di aiutarci. Da questo punto di vista io vi chiedo senza ipocrisie, siamo a una settimana, poco più dal voto, io vi chiedo di aiutare questo partito a farlo diventare più grande e anche a farlo diventare migliore rispetto a come siamo pieni di difetti, solo che li conosciamo e cerchiamo, qualche volta ci riusciamo, qualche volta no, di correggere. Ma aiutateci a migliorarci e aiutateci a diventare più grandi per contare di più nel centro-sinistra, perché è utile per tutto il centro-sinistra che nell'Unione vi sia una formazione politica come questa, che mette il lavoro al centro del proprio orizzonte politico, che si batte per ricostruire l'unità della sinistra e che cerca di restituire i gene, se così possiamo chiamarlo, alla politica medesima della sinistra. Per cui il 9 e il 10 di aprile io vi chiedo innanzitutto di votare per il centro-sinistra. Lo dico perché sono stato abituato sino da ragazzino a considerare gli interessi generali superiori agli interessi egoistici del mio partito. Quindi in primo luogo votate per il centro-sinistra, che dobbiamo mandare a casa quella gentaglia, primo. Ma dentro al centro-sinistra io vi chiedo di votare, vi chiedo di far votare, quando uscirete da qui e incontrerete altri, parenti, amici, colleghi di lavoro, di far votare. E se per caso non lo avete più fatto negli ultimi anni, io vi chiedo di tornare a votare per questo simbolo. Mi verrebbe da dire con una battuta, visto che nella scheda della Camera la quercia non la trovate, tornate alla falce e Bartelli. Io vi chiedo davvero di votare orgogliosamente questo partito ancora piccolo ma in crescita, che si candida a diventare semplicemente un protagonista della ricostruzione di tutti noi, di quello che eravamo, di quello che potremo ancora essere, una grande sinistra unita e protagonista della vicenda politica italiana. Vi chiedo quindi di votare per la falce, il martello, la stella e la bandiera d'Italia. Votateci a testa alta. Testa alta, e la testa non chinatela mai di fronte a nessuno, è l'unica promessa elettorale che io vi posso fare. Noi la testa non la chineremo mai davvero. Grazie mille a tutti.